over the horizon. Over the horizon. Ciao a tutti, ciao. Oggi vi faccio vedere, dopo aver essiccato le piante di basilico, hanno prodotto appunto tutti i semi, le foglie si sono seccate e adesso si procede alla raccolta, diciamo, dei semi. Li vado a mettere dentro la busta con un piccolo li dobbiamo mettere al contrario in modo che i semini cadano più facilmente. E questa sarebbe la semina per l'anno prossimo. Così sono molto più naturali rispetto a quelle che si comprano in busta. E queste qui le ho fatte crescere io direttamente sul mio balcone. E quindi riusciamo a far crescere qualcosa di più naturale possibile. E questo è quanto. Poi li conserveremo in una busta di carta, in modo che traspirano bene e non prendano muffa. Faccio vedere quanto ne ho raccolto già. Una buona parte è già dentro. Allora ho terminato tutta la raccolta, li ho messi dentro la busta . Allora tutti i semi sono tutti quanti qua. Vi faccio vedere anche proprio tutti i semini che sono caduti dall'involucro. Si vede, no? Sì. Ok. Come fa un po' freschino, adesso andiamo in casa a metterli nella busta. Allora, dopo aver messo tutto nella busta di carta, tutti i semini, li chiudiamo e li teniamo dentro la credenza, dentro un armadio, in modo che non prende umidità e non prende tanta luce. Così si conserva fino a marzo, quando andremo a seminarlo. E questo è quando. Poi, per quanto riguarda il video di ieri, mi è dispiaciuto che non sia sentito il volume. Comunque ho fatto dei semi, ho fatto tutti questi tipi di germogli per alimentarmi durante l'inverno anche, e sono semi di lino. Poi ci sono qui alcuni semi tutti insieme, diciamo, sono il crescione, l'alfa alfa, la senape e il fieno greco. Poi ho messo nella terza ondata i semi di chia. Sono molto trasparenti, come si può vedere. Si vedono appena appena, sembrano uova di storione. Allora, mettiamo a posto. E questi invece sono i semi di fino greco. Li si mette tutto intorno per dargli modo che crescano
alla svelta e più largo, diciamo, come crescono meglio. Allora, vi faccio vedere anche la zucchina che ho raccolto quest'estate. E non si è seccata ancora bene. Il picciolo sopra, sì, ma tutta la zucchina non ancora. Comunque, l'ho tenuta fino adesso, l'ho tenuta fuori e che faceva caldo. Adesso, siccome è incominciato il freddo, la tengo più in casa, così si essicca tutto prima dell'anno prossimo. Cioè, va bene per l'anno prossimo la semina che toglierò da qui dentro per fare crescere altre zucchine. Ok? Poi passeremo al melograno. Vi faccio vedere un modo molto molto bello per chi non ha nessun macchinario, nessuno spremiagrumi e quant'altro. Passiamo a farvi vedere come. Allora, in prima cosa bisogna pulirlo. Adesso che ho finito, andremo a prendere uno di questi sacchetti di plastica. Allora, andremo a prendere un sacchetto con la chiusura e l'ho già lavata in precedenza, appunto si vede un po' umida. Adesso andremo a mettere tutti i chicchi all'interno del sacco. Allora, li abbiamo inseriti e li andremo a spremere manualmente. Facciamo uscire prima tutta l'aria e lo chiudiamo bene. Ecco qua. Come si può vedere, esce tutto il liquido. Impasta bene. Impasta, impasta. E così, secondo me, molto meglio rispetto ad altre tipologie come gli elettrodomestici, che così senti proprio sotto il palmo della mano quando è tutto bello spremuto. Adesso ho finito, che ci è voluto un minuto per schiacciarlo, lo andremo a versare nel bicchiere. Lo si apre appena appena da un lato. Una bella idea questa. Una bellissima idea in quanto si preme tutto dopo averlo schiacciato con la busta, lo tiene un attimino premuto e fino all'ultima goccia dei chicchi le sfrutti al massimo, non vengono sprecati. Allora, da due melograni è uscito un bel bicchiere da mezzo litro di melograno. È molto nutriente, fa molto bene, ve lo consiglio vivamente. Spero che vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao.
Salute.